cancellare più in fretta. Non commetta infrazioni, ma acceleri. Sono in ritardo. Buona giornata. Grazie, George. Ciao, capo. Buongiorno. Buongiorno. Salve, Ulisse. Ciao, Pete. Scusa il ritardo, ma si cammina così male. Guidano tutti come pazzi. Beh, portati appresso Pete, così spara quelli che intralciano il traffico. Pete, adesso non spara più a nessuno. Vero, Pete? Cosa fa, li morde sul collo? Gli mando fiori e cioccolatini. E tu prega Dio che non li mandi a te. Cos'hai per me, consigliere? Mi serve la tua firma su alcune carte. Saranno la tua difesa contro le tasse. Tu ed altre 9 persone investirete $240,000 nei prossimi 5 anni per costruire un centro meccanografico a Dallas. Chiederete in affitto la Panavion o il Compact. È un affare? Cosa? Beh, per $240,000 l'anno puoi detrarne $680,000 dall'imposta sul reddito nei prossimi 5 anni. Poi il denaro comincerà a rientrare. Accidenti, è fantastico, Liz. È legale? Oh, no, come l'ho detto. Dovresti leggerlo prima. Ti credo sulla parola. E questo cos'è? L'accordo raggiunto coi tuoi tassisti. Sono soddisfatti? Bestemmiano. Allora hai fatto un buon accordo. Pete può sempre mandarmi fiori e cioccolatini. E questo è il contratto d'affitto di questo immobile. Ma sei matto? È mio. Lo prendi in affitto da te stesso. Come locali d'ufficio per l'Allianz. Per le tasse. Vuoi che te lo spieghi? Ah, no, non ci capirei un accidente. La cosa migliore che ho mai fatto è stata quella di farti lasciare la Sicilia e farti studiare in Inghilterra. Forse hai ragione, è stato utile. Sia a me che a te. Presto sarò in grado di smettere e vivere come un essere umano. Ci hai già provato 5 anni fa. Ma stavolta, maledizione, lo farò. No, non ti preoccupare di Pete, mi seguirà dovunque io vada. Anche lui è stanco di questa giungla. Pete? Beh, spero sia vero, Pete. Continua coi cioccolatini. C'è Francis laggiù, lo sai? Sì, lo so. Mi avevano detto che forse veniva a benedire la croce, se aveva tempo. Perché non vai giù a salutarlo? Ma stai scherzando? Sono anni che non mi parla. E tu lo sai. Santo. Amen.
Facete presto. E di che ne facciamo? Qualcuno ci penserà, andiamo. Molto? Una stupidaggine. Qualche migliaia, spiccioli. In compenso ho reso felici i ragazzi dei pescherecci. Ne sarai felice anche tu, Salvatore. Bacio le mani. Sono le piccole cose quelle che rendono felici. Vero? Io sono sempre felice. Già. Ne ero certo. Tira. E qua dentro ci deve essere roba, perlomeno per $1,000,000. Un milione, ricchi siamo. Vigliacca, sì. Buona. Comincio già a vedere doppio. Ehi, capitano. Ecco il prete. È sua questa, padre? Sì. No, voglio dire no, mi scusi. È arrivata proprio oggi dalla Sicilia, un regalo per i pescatori come augurio di buona pesca. Sa, qui i pescatori sono quasi tutti siciliani e buoni cattolici. Di chi è stata l'idea, padre? Lo so. Se questa croce ha fatto un viaggio di 8.000 miglia, qualcuno l'avrà avuta l'idea. Sì, certo, ma è stato un regalo anonimo. Ricevetti la notizia per lettera. La conservo e ve la mostrerò. È firmata semplicemente un amico. Ha subito dei danni? No, la croce non ha subito nessun danno, ma in quanto ai drogati di San Francisco non ne sono tanto sicuro. Chi è stato a mandarla? Un anonimo. Ah, sì? Ed è rimasto anonimo? Le mandano un antico e prezioso crocefisso da un paesino della Sicilia e lei non indaga. Ecco, insomma, ho sentito... Delle voci? Voci che circolano fra i pescatori? Nessuna indicazione precisa, Eminenza. Chi? Soltanto qualche mormorio, ma niente di credibile. Forse perché non ci vuol credere. Infatti, Eminenza. Allora, mi dica cosa si mormora. Salvatore Francesco.
La luce! Le solite buone maniere. Se ti trovi tanto male, tornatene a casa tua. Caffone. Cosa? Massacrano tre uomini per rubare una croce. Caccia i tre killers. Ma che diavolo di storia è questa? Io l'ammazzo. Chiunque sia stato. L'ammazzo quel figlio di puttana. L'ammazzo! Lasciami in pace, fammi dormire. Ma chi ha osato farmi questo? Rispondi. Chi è stato? Non lo chiedere a me, Sal. Dov'è Pete? Sta dormendo. Ah, sta ancora dormendo. Razza di coglione, sveglialo. Accidenti a voi, ma che diavolo succede? Volete smetterla di urlare? Ah, zitta! Chi sarà a quest'ora? Portami da Francesco. È occupato, non riceve. Ma che diavolo è? Frank, ma... Io non sapevo niente. Maiale, schifosa sottospecie umana. Usi la croce della nostra chiesa, la chiesa dove pregammo insieme, no. Per uno scopo vergognoso. No, Frank, io... Sei un vigliacco e un assassino. No. Sei sempre stato un assassino. Lasciami spiegare. Sei sempre stato un assassino. Ma Frank, ti giuro su Dio. Non sporcare il suo nome con le tue labbra. Mettiti in ginocchio. Ascoltami, Frank. In ginocchio! Non riuscirai mai ad espiare, neanche se tu preghi il Signore per il resto dei tuoi giorni. Se continui ad aggiungere colpe alle tue colpe precedenti, come puoi pensare che Dio ti perdoni? Una volta ancora speravo per te, Salvatore Francesco. Ora non più. Prega Dio di avere pietà di te. Andavano bene le uova? Stai migliorando. Aspetta, rispondo io. Ma può essere importante. Sono certo di sì. Anna, quando avrai fatto i tuoi esami da avvocato, la prima cosa pratica che imparerai è evitare di rispondere al telefono. Vuoi lavorare un po'? Perché no? Beh, per cominciare puoi mettere via questi contratti di Francesco, sono tutti firmati. E disdici i miei appuntamenti. Di che sono andata a Tijuana per le corride. Le corride? Sono orribili. Anche la tua cucina. Pronto? Come? Charlie Hanson? È in pista per le prove a cronometro. Sì, ma vede, ho un messaggio di sua nonna. E qual è il messaggio? Devo comunicargli che è stata arrestata perché gestiva una casa di tolleranza. Sono il suo avvocato. Ah, solo un momento. Cosa c'è? Al telefono! È successa una cosa terribile a tua nonna! Sì, sì, lo so. Ma è successo 15 anni fa. Quando è morta? Che ne sapevo io? Ha detto l'avvocato. Controlla l'olio, tesoro. Pronto, Lucius?
Aspetta che mi trovo questa casa. Charlie. Sì? Chi ti prende, di? Beh, salve, vostra grazia. Come stai? Voglio che tu venga su a San Francisco. C'è un lavoro per te. Oh, uno buono. Mica come a Chicago. Molto meglio. Ah, come a Pittsburgh, allora. Questo sarà ottimo. Il migliore che tu abbia mai fatto. Quanto? 100.000. Vostra umiltà, ti vedrò tra 24 ore. Ciao. E te, tra un paio di settimane. Ma la corsa, la macchina, ma che fai? Ah, sì, beh, è meglio dirgli che vadano avanti senza di me e che non mi aspettino. A proposito, che tempo ho fatto? Fantastico, sei il numero due! Non è sufficiente. Ciao. Charlie? Ah. Quello grasso che sembra un autobotte dei pompieri è Max Murdo. Uno strano individuo. Le sue attività principali sono lo strozzinaggio, l'estorsione, una ditta che trasporta mobili rubati e ogni tanto un omicidio. A vederlo sembra simpatico, poi tutti devono avere un hobby. Il tipo nero chi è? Quello è Jack Greenwood. Sembra un papa, ma in realtà è un commercialista laureato col massimo dei voti a Berkeley. Ha in mano l'organizzazione delle slot machine. Oh, quello che sembra Babbo Natale, non ti far fregare dalla sua apparenza bonaria, eh? Dirige tutte le sale corse clandestine del ghetto. Non credo che si occupi di droga, ma certo non gli mancherebbero uomini e organizzazioni. Per esempio i suoi allibratori, che battono le strade. Hanno già preso contatto con te? No, ma lo faranno. Se non decidono di sparare anziché parlare. Le cose qua non sono cambiate, vero Ulisse? Esatto, metti un'altra moneta. Ma tutto quello che desidera, maestro, forse dopo mi permetterà di baciarle i piedi. Ma bacia solo. Abbiamo un problema. L'amico Salvatore pensa di essere stato tradito. Qualcuno ha sfruttato un suo gesto generoso per introdurre certa merce di contrabbando, senza che Salvatore ne fosse a conoscenza e senza il suo consenso, usando la nostra chiesa. Questo ha provocato disonore alla sua famiglia. Lui è particolarmente turbato, perché ci sono tanti modi di lavorare senza approfittarsi di un amico o di un partner d'affari. Senti, Joe, se pensi che chi ha contrabbandato quella roba è uno di noi, dillo. Io non sto incolpando nessuno, quindi non c'è motivo di polemiche. Salvatore ha chiesto il nostro aiuto, niente di più. E io ho deciso che ne ha il diritto. Se vuoi l'eroina, cercatela. Maledizione, io non voglio la droga! Voglio il maiale che mi ha fatto questo scherzo. Ne scorrerà molto sangue nelle strade se non lo trovo. Nessuno può far questo a Salvatore Francesco e alla nostra chiesa. Non è vero quello che stai dicendo. Sono sicuro che in questa storia tu c'entri, io che sei responsabile. La droga. Ti conosco. No, è proprio per questo che ti aspettate un momento. Però vedi, c'è una cosa a nostro favore. Chiunque ha preso quel malloppo è improvvisamente diventato molto ricco. Ma in un cassetto non gli serve a niente. Dovrà essere organizzato per venderlo. E non è facile. Dammi un'altra moneta. No, mi dispiace, non ce l'ho. Disorganizzato. Cerchiamo i soldi, così troviamo la droga e l'uomo. Ulisse. Un momento. E se fosse stato Francesco a fare il colpo? Se fosse una messa in scena, insomma. Può aver organizzato il furto lui stesso per dimostrare che lui con la droga non c'entrava. E bada che non abbiamo a che fare con un comune delinquente. Questo è zio Francesco, tuo zio. Quello è capace di tutto. Dovrò ucciderlo. Non credo che lo troveresti d'accordo. E che cosa succede, Ulisse, se prima che tu lo smascheri lui scopre che sei tu l'uomo dell'organizzazione? Sarà lui a uccidere me. E anche te, caro. Anche me. E perché me? Ma che cazzo c'entro io con voi altri mafiosi importati dalla Sicilia? Me uccidono! E come lo giustificheranno alle autorità? Questa comunque è l'ultima volta che rispondo a una tua telefonata. Domando scusa. Mi dispiace se qualcuno di voi si è offeso. Ci rendiamo conto che sei molto turbato, Salvatore. E siamo tutti d'accordo che ti daremo il nostro aiuto in ogni modo possibile. E siamo anche d'accordo che quando troveremo la persona responsabile di avere tradito Salvatore e Francesco, saremo uniti nella sua distruzione. E se fosse proprio Salvatore Francesco? Anche se fosse
l'amico Salvatore. È per mia. Pronto? È per me. Sì, capito. D'accordo. Ok, ciao. Voi altri aspettate una chiamata? Sì, stiamo aspettando. È un pezzo che aspettiamo una telefonata. E io credevo che fosse questa. Deve essere importante. Volete bere qualcosa? Offre la ditta. Ah, grazie. Volentieri. Avete qualcosa da vendere? Sì, può darsi che... Che c'hai nel cervello? Tutta merda e nient'altro. Io ci voglio tornare in Sicilia. Intanto moriamo da fame. Se dite che i soldi li avrete, posso darvi una mano. Come? Conosco un tale che dà i soldi in prestito, 7% tutto compreso. 7% al mese? Alla settimana. Ehi, se arriva la telefonata, è solo questione di ore. E intanto beviamo come pezzente con in mano un milione di dollari. Stai zitto, scemo. Io decido queste cose. Mediatore, chiama prima possibile papà. Ah, bene. Don Giuseppe. Ah, Ulisse. Abbiamo dei problemi da risolvere. Osaccio, ho letto i giornali. Bene, bene, ok. Anche un vecchio rispettabile fa bene a stare attento a quello che dice al telefono. Tu devi trovare gli sciacalli responsabili di quanto è accaduto prima che succedano. Ah, Don Giuseppe, vi sentite male? Allora, Ulisse, tu conosci il problema. Quanto vuoi? 10% del valore. Può essere tanto. Ah. Allora il 10% di tanto. Allora devi consegnarci la merce. Don Giuseppe, io non ho intenzione di mischiarmi nello spaccio della droga. Ci sarà il solito versamento sul tuo conto in Svizzera. Ma c'è una cosa che devo dirti, Ulisse. Francesco in un certo senso è un debole. L'ultima volta quando cercò di ribellarsi è solo per rispetto a te se non è stato. Mi ricordo bene. Non più però. Non ci sarà più perdono per lui. Una seconda volta, capisci? D'accordo. Hai avuto l'incarico? Abbiamo l'incarico. Anna, prenotami sul primo volo per Roma e la Sicilia. Sicilia, fantastico! Ho già fatto i bagagli, andiamo. Li puoi disfare. Eh? Portami all'aeroporto. Ma che diavolo ti prende? Beh, voglio che tu giri la città. A cercare facce nuove, con soldi nuovi. O droga. O magari tutte e due. E niente donne. Per favore, vostra grazia. Non sapevo che tenevi tanto a me. Non me l'avevi mai detto. È stato un colpo di fulmine. Prendiamo la tua di macchina. D'accordo. Di Francis, però. Carina. Guarda, guarda. Hanno dimesso il biondino e ha subito fatto amicizia. John non ha fatto carriera. Quella chi è? Salve mamma.
Un mio caro amico mi ha detto che tu puoi indicarmi una buona agenzia di viaggio. Oh, non è facile trovarne una qui intorno, figliuolo. Su, mamma, tu devi aiutarmi. Questo mio amico mi ha detto, se hai proprio bisogno di farti un viaggio, va a trovare mamma. Sta sicuro che ti dà un biglietto. Dai, mamma, sto proprio male. Guardati in tasca, vedi quanto stai male. No, mamma, sto davvero male. Ma in tasca non ho più di $10. Diciamo 20. Per $20 puoi averne una della sezione A o una della sezione B. Per l'accoppiata speciale, $50. L'accoppiata per $50? Mamma, mi hai convinto, dammela. Ah, mi mancano $10 e dovrà prestarmeli qualcuno. A meno che tu non mi fai credito e mi fai partire per il paese dei sogni. Grazie della fiducia, mamma. Mi trovi qui domani. Pronto? Ulisse, per favore. Ulisse non c'è, è via per qualche giorno. Dove posso trovarlo? Non lo so, penso che sia a Tijuana. Per le corride. Corride? Ma di che diavolo sta parlando? Sono Salvatore Francesco e devo trovarlo. Mi dispiace, non lo dica a me. Ogni buon siciliano prima o poi torna a casa. Ma io, essendo solo mezzo siciliano, ci ho messo molto tempo a tornare. Comunque, come vedi, caro Ulisse, qui nulla è cambiato. A parte questo vuoto, nuda sembra la chiesa senza la croce, padre Domenico. E per $50,000 e una nuova scuola, mio caro Ulisse, nudo io andrei in America. Mi dispiace, ma non ho altre informazioni da darti. Non importa, padre Domenico. Fa piacere di essere di nuovo a casa. Questa è molto più di una casa. È un rifugio. Per te, per Sua Eminenza, per Salvatore e per tutti i siciliani emigrati in America. Ma sempre una casa è... Padre Domenico. Vieni di qua, vieni di qua, vieni! Vorrei parlare col sindaco. Prego. Grazie. Ti accomodi. Un attimo solo. Grazie. Sindaco Rocca, sono veramente lieto di averla trovata in ufficio. Vede, io ho bisogno di lei. Sono molto occupato, ma dica pure. Io sono nato proprio qui.
molti anni fa e non ho mai dimenticato che qui la gente ha bisogno. Sì, qui il bisogno è tanto. E proprio pensando a questo, vorrei lasciare un mio contributo a lei destinato a qualche opera pubblica urgente, in cambio di un piccolo servizio. Un momento, per favore. Qualsiasi cosa sarò in grado di fare per un nostro concittadino, sarà un piacere. Grazie, lei è molto comprensivo. Mi procuri i nomi delle persone che il mese scorso lasciarono clandestinamente questo paese e la loro destinazione. È alquanto insolita la sua richiesta. Anche la donazione è insolita. Intende offrire il contributo ora? No, dopo che ho ricevuto la lista. Per vari motivi, noi dobbiamo tenere acqua in bocca su lista e donazione. Mi capisci? Ehi, signore, venisse, chi è questo pesce che cerca? A mia sembra uguale agli altri. No, questo è il pesce speciale, l'ho preso io. A mia sembra uguale agli altri. No, è fresco, freschissimo, speciale proprio per lei. Va bene, allora che è questo pesce che vuoi? Grazie. Si è fatta seria. Davvero? E per poco ci rimettevo la pelle. Ah. E qui che cosa è successo? Beh, Ulisse, tu non mi crederai. Lo sai, ho fatto tutte le strade del mondo, non sono mai stato fermo. Beh, l'altra sera a Broadway una cara dolce vecchietta mi ha venduto della merce che mi ha spedito dritto al settimo. Ma che cosa fai? Sei diventato pazzo. Latte in polvere. Il secondo mi porti.
La roba è ancora nascosta. Pare di sì. Ehi, salve. Vuol dare un'occhiata al menù? Altro che occhiata. Come stanno a Marta i bambini? Ma chi diavolo è Marta? Vorrei saperlo anch'io. No, tesoro, per favore, non crederai a quello che dice. La lista dei nomi che ho portato dalla Sicilia. Possiamo eliminare bambini e donne. Vogliamo 3 uomini partiti dalla Sicilia lo stesso giorno. Chiunque era responsabile della spedizione non l'avrebbe fatta viaggiare senza una guardia armata. L'hanno accompagnata. L'hanno trafugata. E scommetto la testa che ce l'hanno ancora. Così i 3 che lavorano qui sono Pano, Fortunato e Nicoletta. Me li puoi descrivere, Giorgio? Uno è... sì, uno è robusto, anziano, con i baffi. Gli altri sono giovani. Uno è alto, l'altro non tanto. E vanno in giro su un macchinone. E da quanto tempo lavorano qui? Da un paio di settimane. Ci sono ancora? Sì, ma non sempre. Soltanto 2 giorni la settimana. Il giovedì e il sabato. Ok, George. Grazie. Sei stato molto gentile a informarmi. Grazie, Chuck. Modestamente parlando, Picciotti, ho avuto un'idea formidabile. Quella di farmi prestare i soldi e comprare questa macchina. Bella idea che hai avuto. Quando devo rischiare un culo per qualche figlio di puttana che non si fa vivo, mi lascia nei guai e non telefona. Io voglio viaggiare in prima classe. Intanto nessuno ci chiama. Ma a qualche momento di questi ci dobbiamo ritornare il prestito. Loro devono dimostrare che i soldi li abbiamo presi. E noi cambiali non ne abbiamo firmati. Eh già, ora capisco perché è così facile arricchirsi in America. E poi presto ci telefoneranno. Noi prendiamo i soldi, consegniamo la merce, molliamo la macchina e torniamo a Palermo. E là gli sciozzini non ci possono trovare. Andiamo al solito bar a giocare a biliardo. Buona idea. Vuoi bere qualcosa? No, grazie, Adolfo. Voglio parlare con Angela. Sta laggiù. Che peccato. Amore mio! Benvenuto nel regno del dolore e del piacere. Angela, sei deliziosa. Vuoi andare di sopra a discutere la tua libido? Riservati di parlare così al tuo avvocato per quando staranno per arrestarti. Ora voglio solo bere e parlare con te. Ok. 2 bourbon. Parliamo. Io sto cercando degli uomini. Probabilmente 3 uomini. Che improvvisamente stanno sventolando un sacco di soldi. Soldi nuovi. Hai bisogno di soldi, ma puoi avere tutto quello che ho. Sei molto gentile, Angela, ma io sto cercando una faccia nuova con soldi piovuti dal cielo. Ti accontenteresti di un tipo con l'accento italiano sbarcato da poco? Può darsi. Ne ho uno così, solo che viaggia con quattrini prestati. Anche gli strozzini lo stanno cercando coi tubi di piombo in mano. Vorrei essere invitata alla festa. Quando l'hai visto? Oh, 2 sere fa. È venuto a distribuire centoni come se fosse stata carta straccia. Sai cosa gli piaceva fare? No, questo non mi interessa. Voglio solo sapere dove posso trovare lui o quello che ne rimane. Trova nei vicoli. Sei spiritosa. Davvero, Angela? Sei dimagrita. Senti, è già passato, Cico? Sì, certo, è laggiù. Grazie, ci vediamo. Ciao. Come stai, bella? Ciao, Charlie. Ciao. Si veste con gusto, eh? Già, e poi tutta di pelle. E come stai, amico mio? Salve, Cico. Allora, Cico, come va? Sai com'è? Io mi accontento di poco. Senti, amico, mi serve un favore.
Qualsiasi cosa, dimmi. Nei tuoi recenti viaggi intorno al mondo, non hai per caso sentito parlare di queste persone? Bolognesi, Borghini, Pano, Nicoletta, Fortunato. E Charlie, senti, io ti voglio bene, lo sai, ci conosciamo da sempre, giusto? Ma non mi chiedere informazioni di nessun genere, eh? E senti, Chico, io lo farei, ma sono incasinato proprio di brutto e mi serve una mano. Se sai qualcosa, sputala. Cristo, Charlie, senti, sono pronto a darti tutto quello che vuoi. Vuoi i miei vestiti? Vuoi la mia donna? Ma ho smesso di fare l'informatore, ok? Tu però non parlavi così quando eri nei guai e io ho dovuto scopare quella ragazza perché non ti denunciasse. E credimi, è stato un grosso sacrificio. Certo, se vuoi fare così, fa pure. Però se vuoi ripensarci e considerarti ancora mio amico, sarà un piacere. Altrimenti spargerò la voce che sei un ladro e un ricettatore. D'accordo, d'accordo. Ma ti dirò soltanto quali bar frequentano e nient'altro. Ehi, i tuoi amici, quelli che ti hanno prestato i soldi a strozzo, ti stanno cercando. E che ci posso fare? Vendi la roba e taglia prima che sia troppo tardi. Ma che succede? Sta zitto e non ti preoccupare. Non c'è meschiano? No. Ti devo parlare. Questo me l'appetanzo io. Chiedevi. Figlio di puttana! Quando prendi i soldi in prestito li restituisci. Hai capito? Ti diamo 48 ore. È chiaro? Capito, hai 48 ore. Salve, maestro. Scusa se ti disturbo mentre dormi, ma ci sono novità interessanti. Sì? Ho controllato 3 di quei nomi della lista, Pano, Nicoletto e Fortunato. Hanno lavorato giù al porto per circa 2 settimane. Continua. Quando hanno cominciato a lavorare non avevano un centesimo, erano completamente al verde e adesso se ne vanno in giro con una macchina di lusso. Sì, sono soldi a strozzo. Io ho gli stessi 3. Oh, e allora sono loro. Senti, uno di quegli strozzini ha fatto dare poco fa una lezione a Nicoletta e con lo stesso sistema credo che adesso sia facile farli parlare. No, non ce n'è bisogno. Lascia lavorare gli altri per noi.
Senti, piuttosto, chiediamo al vecchio di ritirare la droga in circolazione. Ulisse, sei un autentico genio, lo sapevi? E chi ha mai detto il contrario? Ok. Ordini del vecchio da eseguire subito. Andate a trovare tutti i nostri uomini. Tutti, fino all'ultimo. Diteli di togliere tutta la roba dalle strade. Tutta la roba pesante e anche tutta l'erba. Tutto quanto. Tutta la città salterà per aria. Lascia che salti. Beh, non è una mossa furba. Il capo è veramente rincretinito. La merce può essere dovunque, a Cincinnati, a Cleveland, a New Orleans, Chicago, chi lo sa? Ma che? No, se fosse così a quest'ora ne avremmo già avuto notizia. No. Il vecchio ha detto che vuole che si tolga tutto dalle strade. Ok. Ma chi è che dice al vecchio cosa deve fare? Perché non lo domandi a lui? Simpatico questo bar. Ah, fa schifo. La donna che fa le pulizie è sempre sbronza. Beh, allora che la tieni a fare? È mia moglie. Ci provi un po' lei a mandarla via. Mi fa piacere di averti incontrato. Ero qui sola, aspettavo un amico e mi ha dato buca. È la prima volta che mi capita, sai? Ma perché? E per stasera no, allora? Stasera no. Per piacere, dammi una sigaretta. Ehi, Marte. Certo che se non è arrivata la telefonata, siamo proprio fritti. Che c'è? Hai qualche novità? No. Telefonate? Le solite pollastre. Marte. Ho urgenza di altri 10.000 dollari, hai un'idea? Rapina una banca. E visto che ci sei, rubane 10.000 anche per me, così vado in Florida. Tutto per quella telefonata. Ma come? Hai detto che hai per le mani un affare da $1,000,000 e non riesci ad alzarne 10.000. Ma perché non telefoni tu? Siete arrivati da poco. Andate a lavorare per 5 giorni e credete di potervi comprare a credito una macchina da $15,000. Bastardo. Perché non prendiamo la roba e la vendiamo? Se la tocchiamo ci uccidono. No, tenteranno di mettersi in contatto. Così sapremo chi sono. Ma perché non la vendiamo, sto scafio di macchina? Ti sembra una cosa facile? Non si sa mai, forse qualcuno se la compra. Ma noi non conosciamo nessuno. Quella non è una macchina che la pigli e la vendi in mezzo alla strada al primo che trovi. Fammi il piacere. Ciao, tesoro. Perché no? Può darsi che qualcuno lo troviamo. Ma lascia perdere. Ma perché? A noi ci servono soldi contanti, ma subito. Ma sì, come hanno trovato a noi, un minchione lo possiamo pure trovare, no? Scusatemi, signori. Io non voglio disturbarvi. Ma proprio stamattina un mio amico mi diceva che cercava un'auto usata d'occasione. Bella, bella. Anche robusta. Scommetto che questa va come una freccia. Deve costare almeno 15 o 20 mila, no? Ehi, ci possiamo mettere d'accordo? Mio zio dirige un'agenzia e me l'ha data molto al di sotto del costo. Ma va. Io gliela posso dare a un terzo del prezzo. E quanto? Non meno di 8.000. 8.000? No, 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 ma che io 8.000 non li spendo. 5.000. No, ma guardi, cerchiamo di metterci d'accordo. Dimmi un po', e poi perché volete vendere? No, dobbiamo partire per le cose, per le Filippine. Esatto, no, andiamo tutti nelle Filippine. E se ti facciamo una cosa, io lo prendo. Però prima ci devo fare un giretto di prova. Ma a che serve? La macchina è assolutamente nuova. Ma che mi frega a me se è assolutamente nuova? Io la devo provare, niente prova, niente a fare. Ok, ok, la porto io a fare un giro di prova. Bastano 5 minuti. Vai, vai. Bella, ora vediamo. Allora, questo qui è il freno, giusto? E questo qui è l'acceleratore, giusto? Ehi, giusto, ma è sicuro che sa guidare? Sì, sì, certo, certo che me la cavo. Pronto. È solo un giro intorno al palazzo, ma vada adagio. E ci raccomando, con calma. Bene. Ma, bene, ma non preoccuparti, sta a vedere, ora si parte. Ah, non era una messa qua. Che carini. No, 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 non dirmi niente. Eccolo qua. Ok, pronto? Pronto.
Andiamo, bella, papà ti porta a fare un giretto spaziale. Che sterzo! Vedo Mosi! Niente paura! Sì, ma questa è proprio meravigliosa, la guida anche un bambino. Servo sterzo, servo freno. E quello? Che? Ah, serve? Ah, a proposito, non ti ho chiesto... tu sei assicurato? Aspetta, ti insegno la scorciatoia, di qui non ci passa mai nessuno. Eccolo là! Ferma, disgraziato, coglione! Che cosa mi piace di questa macchina è che è diversa dalle altre. Di che anno è questo modello? Ah, a proposito, provo i freni, ecco. Fermisci! Santa Rosalia. Stavolta è proprio colpa mia, sì, vado a confondere l'acceleratore col freno. Eh beh, sono cose che capitano, no? Non ne posso più. Col! Non sei d'accordo? Beh, salite, discese, curve, controcurve. Sai che ti dico? Provo i freni. Ma che fai? Freni così? Ma dico, guarda cosa hai fatto a quel parabrezza, la stai rovinando questa macchina. Tu devi stare più attento, se no non la compro. Là, là sono, là, pedoso! Disgraziato criminale, ma dove ti credi di essere? Io venivo da destra, avevo la precedenza, guarda come mi hai ridotto la macchina! Guardi la mia! Ma che fa? Schiva! Stavo pensando, hai fatto proprio bene a venire. Sì, i tuoi amici potevano stare in pensiero. Adesso però, sbrighiamoci a tornare. Mamma mia! Ehi! Scusi! Scusi signora, faccio manovra e vado via! Ma dico, lei è matta! Però, che strano rumore che fa questa macchina! Gli automobilisti che odio di più sono quelli che parcheggiano in curva. Guarda come lo evito. No. No, non è male, ma non mi piace il colore. Sarà per un'altra volta, scusa, eh? Che c'è? Oh, mi dispiace, signore. Mi dispiace molto. Sono mortificato. C'è una vena distruttiva nel tuo subconscio, Charlie. Fa parte del lavoro, no? Ha un solo posto dove andare. Ora. Mi raccomando, stai attento. Dovrei andare in giro con $1 milione di polverine. Lo so, lo so. C'è un pacco per John Howard. John T. Howard.
Firmi qui, per favore. Vieni a mangiare, si fredda tutto. No, non ho fame. Cosa c'è, Salvatore? Questione di tasse di nuovo? Non ho niente. Invece hai qualcosa? Sal, Sal! Dimentica quegli animali là fuori. Di che diavolo stai parlando? Se sei nei guai, chiama Ulisse. È in gamba, è tuo nipote. Non ho ancora capito se posso fidarmi di quel figlio di puttana. Ma ti vuole bene. Sei la sua famiglia. Ah, io conosco una sola famiglia. Allora? Non c'è più niente nelle strade. Ah, no, non parlo di questo. Voglio solo un uomo io. E appena si scopre, lo facciamo fuori. Pete Dio. È giusto, Pete? Sì. Come ai vecchi tempi. Proprio come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi, Pete. Sicuro che eri tu. Credo che sia ora di metterci d'accordo tra di noi. Adesso ci mettiamo seduti tranquillamente tutti e due, facciamo colazione e ne parliamo da uomini d'onore. D'onore no! Appena ritirato il pacco all'ufficio postale. Speriamo che non l'abbia consegnato. Comunque c'è un problema più importante. Hanno ucciso Continenza, il boss dei boss. Oh, Cristo! Questo vuol dire che non ci pagano. Non hai mai fatto niente gratis? No, mai. Beh, considerala una nuova eccitante esperienza. Muoviti, andiamo al Sausalito. Perché a Sausalito? Perché c'è un uomo laggiù che è considerato il migliore nel business. Quale business? Di che cosa stavamo parlando? Di chi paga? Di chi ammazza. Sì,
Ciao, Giulio. Come stai? Bene. Vuoi scommettere che sei fatto prima che tocchi il revolver? Ti serve qualcosa? Molte grazie. Sa nuotare? Dal tempo che ci mette a tornare su, mi sa che tiene i soldi in monete d'argento nel culo. Vuoi tirarlo fuori, Charlie? Oh, Lizzo, ti prego, non mi fare tornare laggiù. Charlie, tiralo su. Ma sei stato a vedere lo squalo? Charlie, tiralo su, per piacere. Hai detto che volevi annegarlo prima. No, 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 Charlie, prima facciamo le domande e poi l'anneghiamo. Tiralo su. Oh, aiuto. Il mio amico dice che dovresti affogare. Io dico che vale la pena di salvarti. Dipende da te. Chi t'ha pagato per far fuori Continenza? Io non c'entro con Continenza. Annegalo. Non si agita più. Forse è meglio portarlo su. D'accordo. Ho rifiutato l'incarico. Non ho voluto saperne. Se vogliono la guerra, mi tengo alla larga. Io sono neutrale. Chi voleva assumerti? Non lo so, solo una voce al telefono. Chi? Non lo so. Annegalo. No, 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 ti prego, ti prego. È stato Francesco. Thank you.
Cerca di rientrare sulla strada. E che credi che voglio fare? L'abbiamo ripreso quasi. Non ce la fai! Oh, porca! Siamo in compagnia. Pensare prima. Un consiglio, Charlie. La prossima volta che vai a fare spese, comprati un veicolo anfibio. Molto spiritoso. Hai perso niente in acqua? Sì. La mia fiducia nella tua guida. Ah, beh, grazie, grazie tante, sei proprio un bel amico. A proposito di amicizie, se tu consideri Francesco uno dei tuoi amici, figuriamoci che cosa sono i tuoi nemici. Forse non hai sentito quello che ha detto Giulio Polizzi prima di andar giù. La sua ultima parola è stata Francesco. Mi hai creduto? E me lo domani. Va bene che viviamo in un mondo di gente non proprio sincera, ma è possibile che non credi a nessuno? Io no. Beh, ora invece credi a me. È il momento buono per beccare Francesco. Non ancora. Che aspetti? Una pallottola in fronte. Charlie, questa è una questione di famiglia, capisci? E verrà regolata nel modo giusto. Oh, ma vaffanculo tu e la famiglia. Io non sto qui per divertirmi, sto qui per i soldi. C'è $1,000,000 in ballo e non voglio più sentire... Vatti a fare una camminata. E sto camminando, che diavolo ti sembra che stia facendo? Cammina dall'altro lato della strada, sono stufo delle tue stupide lamentele. Sarà un piacere, può credermi, vostra grazia. Un gran piacere, lo sai? Tu sei un pazzo, Ulisse. E se un'altra volta vuoi un autista, ti chiami un tassì. Oh.
telefonato per una macchina, signore. Bella. Presumo che sia anfibia. Ma naturalmente, soltanto il meglio per lei, signore. Francesco? Può darsi. Ulisse, quanto tempo è che non ti vedo? È che io non vedo te, Francis. È una visita d'affari o personale? Francesco. Vieni. Ora in chiesa manda il suo avvocato, come fa in tribunale. Non mi ha mandato lui, Francis. Sono venuto a chiederti di aiutarmi a capire certe cose. Siediti. In molti sensi Francesco mi è più vicino di chiunque altro. Dopotutto siamo consanguinei e il fratello di mia madre. Sapevo che di Francesco mi potevo fidare e che mi avrebbe sempre protetto. Mi ha fatto dare un'istruzione. Mi ha amato come il padre che non ho avuto. Devi smettere di frequentarlo e di farti contaminare dalla sua corruzione. Perché, Francis? Perché è un essere infido. È un assassino. E soprattutto non è tuo amico. Non è mio amico. Non è possibile. Era già un assassino a 16 anni. A 16 anni? Ma eravamo sempre insieme. Dovrei saperlo, no? Oppure non mi ricordo. Ehi, ma che ti prende? Non ti è piaciuta la predica? Ora ho capito tutto. Perfetto, Sherlock Holmes. È stato il maggiordomo perché la notte del delitto portava i calzini verdi. Darei un braccio perché fosse così semplice. Hai avuto un colpo duro, no? Alquanto. Andiamo, abbiamo cose urgenti da fare. Di non essere noi. Ciao.
Hai venduto la macchina? Calmo, non t'agitare. Eccoci qui. Ma da dove diavolo sparano? Da quella parte. Coprimi. Sei finito, disgraziato. Ora dovrei parlare. Non vedi niente. Non sa c'è niente. Ma che cavolo dice? Ha perso la lingua. Su, parla se ci tieni a restare vivo. Io non sa c'è niente. Vedo la mia parola d'onore. Allora non ho scelta. Non vedi niente. Non sa c'è niente. Ci devi dire chi ti paga. Dimmi il nome. Tutto chi tu che posso dire... quando stava per cantare. La scatola. Adesso se non altro diamo la merce. C'è da farci qualche milione di dollari a venderla al dettaglio. Ce la dividiamo e ci facciamo una bella vacanza. Charlie, torniamo al lavoro. Per favore, tesoro. Ehi. Ti dispiace dirmi dov'è il latte in polvere? Alla quarta fila, passato lo zucchero di fronte alla farina. Pastorizzato, polverizzato, ricostituito, disidratato e scremato. Aggiungere acqua e agitare, sa di merda. Grazie.
Questa ginnastica ti rende lento, Joe. Che cosa vuoi? Io non voglio niente, tu sì. Ho il pacco e la roba è ancora dentro. È in vendita. Non so nemmeno di che cosa parli. Il pacco. Tu e quelle altre carogne lo comprerete. Quanto vuoi? 1 milione in contanti. Vale 3 o 4 milioni al dettaglio, ma noi non siamo in quel giro. Ci contentiamo di 1 milione. 1 milione non ce l'ha nessuno. Allora trovalo. Per stasera. Ti dirò dove. Tu porta il denaro e avrai il pacco. Sono qui. Venite a prenderli. Signore, vi prego. Io non so niente. Non so niente di tutto questo. Ve lo giuro. Io non c'entro in questa faccenda. Qualcuno che non conosco, non l'ho visto in faccia, ci ha detto di venire qua. Mi supplico, non! Non! No! È la verità! No, non vi prego! Hai finito di pregare? Non sono venuto per pregare. Devi fermare Ulisse. Lui non lo posso fermare. Come non ho potuto fermare te. Sa tutto? Sì, lo sa. Perché hai usato la croce, Sal? Era un tuo dono. Nessuno avrebbe pensato che potevo essere così stupido. O così furbo. Volevi soltanto un altro milione di dollari? No, la droga non c'entrava per niente. Io volevo continenza. E il suo uomo dell'organizzazione. Adesso li hai avuti. Ma loro hanno te. Addio. Frank. Addio, Sal.
È tutto molto tranquillo. Quasi troppo. Ora faccio da me, Charlie. Che vuoi dire? Faccia a faccia. Faccia a faccia. È un affare di famiglia. Ok. Fai i miei omaggi alla famiglia. Ci rivediamo, spero. Perché mi hai fatto fermare qui? Siamo arrivati, Charlie. E che diavolo ti prende? Mi voglio ritirare. Ritirare? Ho sempre desiderato abitare su per aria. Oh. Ma te l'immagini che razza di vista c'è da lassù? Vivere tra le nuvole. I bianchi gabbiani per vicini. E di tanto in tanto un passero che capita a cena. Un passero che capita a cena? Ma che fai? Ferma! Aiutami a fermarla!
Cosa ti prende, Charlie? Era solo latte in polvere, no? Sai come si dice? A che serve piangere sul latte in polvere versato?